ci sono anche non solo episodi pesanti, molto spesso di discriminazione sul lavoro, se non di vera e propria violenza, ma anche episodi leggeri, proprio per sottolineare come alla fine queste gabbie di genere, questo strisciante sessismo viene vissuto da tutte noi anche nelle cose più semplici, come semplicemente un piatto a tavola, un'abitudine, un'aspettativa rispetto a un cibo piuttosto che a un vino, piuttosto che un'abitudine considerata maschile o femminile. Volevo spendere due parole per raccontarvi come chi ha voluto raccontare la propria storia, a chi ha voluto raccontare è stata garantita l'assoluta libertà. Le storie che trovate nel libro e che tra l'altro trovate anche sulla vostra sedia nel rotolino, nel piccolo papiro di carta arrotolato, abbiamo pescato dal nostro cesto di testimonianze a caso, a chi voleva dare un contributo fotografico di storia alla campagna è stata garantita l'assoluto anonimato. Chi voleva mettersi la faccia, chi voleva mettere la faccia ovviamente lo poteva fare, poteva dichiarare pubblicamente la propria storia e la propria posizione. Chi invece non desiderava farlo per vari motivi poteva sicuramente raccontare, però con la sicurezza di magari non essere riconosciuto o riconosciuto. Questo perché a volte anche situazioni pesanti che ci trovano come donne o uomini nel giusto, facciamo fatica a raccontarle. E in effetti posso dire che non è stato semplice anche la raccolta delle testimonianze. Ci siamo offerte più volte a livello di fotografia e io a livello di racconto di metterci a disposizione delle persone che volevano raccontare, perché il foglio bianco mette paura, mette una certa angoscia, e quindi chi voleva poteva raccontare verbalmente, noi avremmo messo per iscritto. Alcune testimonianze nel libro infatti sono nate così, quindi c'era l'assoluta libertà. La campagna è durata 2 anni sul web e poi abbiamo sentito l'esigenza che tutto questo non finisse nel mare enorme dispersivo del web, dove sì, c'è tutto ma bisogna andarlo a cercare, e comunque siamo legate molto alla carta, al contatto, alla storia, al libro, e questo progetto davvero ci ha visto veramente molto impegnata anche nella raccolta di crowdfunding. Io stasera vorrei personalmente, a nome di tutto il gruppo, ringraziare le molte persone che vedo sedute qui che hanno contribuito anche a livello economico a questo libro, perché anche una piccola donazione o il fatto di averlo acquistato prima con questa raccolta popolare di crowdfunding ha dato vita a questo libro, quindi grazie. Passo di nuovo la parola a Dalle. Riprovo con questo microfono, che magari sì. Circa le fotografie, perché praticamente per ogni testimonianza c'è una narrazione e c'è un'immagine. L'immagine poteva essere, deve essere ed è scocciata, cioè fisicamente contenente dello scotch, non necessariamente quello dell'associazione, bastava uno scotch qualsiasi, però l'idea era proprio quella di scocciarsi davvero fisicamente, no? E scattarsi un'immagine che ritraesse il volto o anche no, come diceva Paola, in alcuni hanno preferito alcune l'anonimato, altri invece ci hanno proprio messo la faccia, ma l'idea era che ci si mettesse il corpo, quello stesso corpo che spesso e volentieri è invece oggetto del sessismo che si andava discutendo. La cosa che ha colpito molto me come fotografa è stato che in molti o molte, soprattutto donne, perché la maggior parte delle nostre testimonianze sono al femminile, ma non solo, hanno proprio richiesto di essere fotografate da me e quindi di essere, come dire, aiutate a dare alla luce questa storia. Io uso spesso questa immagine del dare alla luce, perché ha molto a che vedere con il mio lavoro di fotografa, ma anche con il concetto filosofico della maieutica, cioè quello che è il lavoro tipicamente dell'ostetrica, no? Del aiutare la donna a dare alla luce il proprio bambino o la propria bambina. Nel nostro caso, invece, nel caso della fotografia, è una, come dire, un sostegno al venire alla luce della personalità di chi racconta, oppure dell'immagine stessa.
E questa richiesta di aiuto, appunto, per esporsi, mi ha molto colpito, perché viviamo in un mondo in cui sembrerebbe che chiunque bramasse l'esporsi. Sui social lo vediamo, no? Siamo pieni di immagini di sé, il cosiddetto selfie. Oggi parlavamo del fatto che io non sono in grado di fare dei selfie, non li capisco. Ma invece sembra che moltissima gente li ami molto e li abbia molto voglia e bisogno di mettersi in vista. E pur tuttavia, quando si vanno a toccare dei temi un pochino più delicati, un pochino più profondi, mi verrebbe da dire fondamentali, ecco che spunta invece una sorta di, non direi timidezza, direi più quasi ritegno e anche molto rispettabile. Tra tutte le storie che abbiamo ricevuto, custodito e restituito, una ci ha particolarmente messe in gioco. Stavo per dire in difficoltà, ma non è così. Ci ha messo in gioco, e cioè una storia di violenza. Questo libro non parla di storie di ordinario sessismo, e quindi in gran parte abbiamo letto alcuni dettagli, alcuni stralci. Sono storie anche a volte leggere, tra parentesi, tra virgolette, perdonate. Ma questa storia di violenza invece che ci è stata consegnata ci ha messo appunto in gioco in una maniera che non avevamo previsto. E lì creare un'immagine scocciata che rappresentasse questa storia senza mettere in difficoltà la persona che ce l'aveva consegnata non è stato facile, ma è stato molto interessante. E abbiamo optato poi per un'immagine di un occhio fotografato e strappato in piccoli pezzi, affinché poi potesse essere ricomposto e scocciato, in questo caso con uno scotch trasparente molto delicato e con grande cura, un po' come si fa nella pratica giapponese del kintsugi, cioè quella tecnica per cui quando una ciotola, una ceramica si rompe, invece di buttarla via o invece di, come dire, fare di tutto affinché la crepa non si veda, invece questa tecnica prevede di ricucire la crepa con l'oro. Quindi non solo io non la nascondo, ma la impreziosisco, la rendo lampante, visibile, ma anche dichiaro il suo valore. E questo per noi è stato fondamentale, perché ci ha permesso di capire che anche una piccola pratica apparentemente scontata come raccontare, quando va a toccare le corde del dolore, può farsi cura. E questo è, secondo me, un tesoro prezioso che noi speriamo di avere custodito in maniera sensata in questo libro. Per quanto riguarda invece la scrittura, parliamo spesso di scrittura terapeutica. Io stessa due giorni fa ero con grande emozione qui a presentare un libro che ho dedicato a mio figlio sul percorso dell'adozione, sulla storia, restituire la storia delle origini. Perché la storia fa parte di noi e pensare al nostro passato ci permette veramente di poi lanciarci verso il futuro. Per me la scrittura è sempre stata terapeutica e con questo progetto la nostra proposta era anche quella, proporre un momento di riflessione, di ricordo a chi voleva mettersi in gioco riguardo la scrittura della propria storia, delle proprie memorie. E una testimonianza in particolare nel libro fa vedere come il ricordare già di per sé a volte è un atto rivoluzionario, perché a me è capitato di persona, ma ho riscontrato anche in molte altre amiche, amici, conoscenti, che quanti episodi della nostra vita spesso abbiamo rimosso. Poi magari capita qualcosa, un ricordo olfattivo, parlare con un parente, ma non ti ricordi? Non mi ricordo. Quante cose abbiamo seppellito dentro di noi per tanti motivi, perché fanno male, perché non ci restituiscono un'immagine di noi che ci fa piacere, no? Quante cose scomode,
o perché non abbiamo avuto il coraggio in determinate occasioni di avere quel comportamento, quelle parole e quegli atti e quelle azioni che in realtà avremmo voluto avere, quella prontezza di riflessi di cui si parlava prima, no? Quante volte ci è capitato di sentirci inadeguati, inadeguati, non pronti, non con la risposta giusta, e ricordare il primo passo. Da lì poi la costruzione della memoria, la ricostruzione della nostra storia. E quindi questa piccola opera che noi abbiamo raccolto con tanta passione, tanto lavoro e tanta fatica anche, tanto investimento anche di tempo, di energie, perché ci crediamo, voleva essere anche un momento terapeutico, non solo personale, ma anche collettivo. E qui sono monotona, ma io amo ripetere una frase, ognuno ha un po' le frasi mantra che di noi, tutte noi che ci ripetiamo. A me piace tantissimo una frase di Margaret Mead: non pensare che una persona sola, un piccolo gruppo di persone possano veramente cambiare il mondo. In realtà è l'unica cosa che è sempre successa. Quindi noi siamo qui oggi e siamo felici di gettare questo semino, questi semini qui, ma la nostra azione prosegue. E qui volevo anche rispondere, prima di passare la voce e il cuore a Cristina per un'altra lettura, che la Women in West Society, questo nome che a volte ci dicono è un po' snob, in realtà nasce da una lettura, quindi non vuole assolutamente essere un circolo snob per donne o uomini o insomma persone che non hanno niente da fare nella vita, perché di cose ce ne sono tantissime da fare e noi le facciamo in un modo o nell'altro. Questa associazione nasce il nome da una suggestione letteraria, da un libro di uno scrittore inglese che è The Woman in White, dell'Ottocento, dove si presentano dei personaggi femminili molto forti che si oppongono alla rigida società vittoriana. Per cui ecco, già nasciamo con un nome che sembra un po' tutto snob, ma in realtà parla di combattimento e di impegno civile per cambiare la società. E questa associazione nasce anche dalle piccole cose. A volte non è necessario trovarsi per parlare dei massimi sistemi, lo facciamo nel nostro piccolo, a volte con suggestioni letterarie, con workshop, ma a volte semplicemente trovarsi a bere un caffè o a incontrarsi per confrontarsi e per capire che non siamo sole, non siamo soli a combattere certe battaglie. E l'immagine del caffè mi viene sempre a mente una volta che proprio all'inizio dell'associazione ci siamo trovate. C'era una donna che era appena diventata mamma, che pativa molto la solitudine dell'essere mamma, quindi lontana dal proprio lavoro, non avendo parenti vicino, a passare queste giornate con questo piccolo essere che faceva ancora fatica a riconoscere come figlio. La persona magari un po' più attempata che era andata in pensione e che non sapeva magari, aveva perso un po' un senso di identità, la persona magari che aveva cambiato città e che si stava ricostruendo una vita, per dire, a volte basta un momento di condivisione, di confronto, parlarsi, fermarsi, guardarsi veramente, non più nella frenesia tecnologica o del rincorrere appuntamenti, e secondo noi questo è già un momento prezioso. Adesso Cristina.